continua la politica di espansione della banca della provincia di Macerata con l'apertura di un nuovo punto servizi a San Severino Marche. Mettiamo la puntina da disegno, quella che, con la testina colorata che una volta si metteva sulle carte geografiche negli uffici dei amministrativi e commerciali delle aziende, le piccole aziende della zona, per segnare la presenza dell'azienda in alcune parti dell'Italia. Ecco, noi oggi infilziamo questa ottava puntina colorata che segnala il punto servizi di San Severino Marche. Il quarto punto servizi, negli ultimi 4 anni abbiamo aperto quasi 2 punti all'anno, insomma cerchiamo di difenderci, abbiamo l'ambizione di voler diventare la banca di riferimento del territorio e il territorio credo che abbia bisogno anche di fisicità, oggi va di moda la banca virtuale, va di moda la banca internet, noi siamo anche banca virtuale, siamo anche banca internet, ma ci piace essere anche prossimi al territorio e quindi dare il senso della vicinanza alla nostra clientela. Il direttore Cavallini ha proseguito poi mettendo in rilievo la mentalità della banca, cioè quella di coniugare tradizione e innovazione. Ci stiamo sempre più specializzando per rappresentare un punto di riferimento certo in termini di capacità di assolvere alle esigenze anche della piccola e media impresa. Questo è un punto che sarà presidiato da promotori finanziari che hanno un mandato di rappresentanza esclusivo con la banca e che quindi operano in nome e per conto della banca. E la clientela troverà quindi una consulenza di elevato livello erogata da professionisti iscritti all'albo, ma nello stesso tempo avrà una filiale a tutti gli effetti che si sostanzia nell'utilizzo del bancomat evoluto. Come abbiamo sentito e visto, la struttura di San Severino è caratterizzata da un bel design nei nuovi uffici e ATM evoluti che consentono di effettuare tutte le operazioni bancarie 24 ore su 24. Cavallini invita anche gli imprenditori ad avere buone idee e buoni progetti per usufruire del credito. Quando c'è merito di credito noi non abbiamo mai lesinato un finanziamento, noi abbiamo sempre assistito tutti coloro che hanno voglia di intraprendere. Noi non assistiamo coloro che non hanno un futuro o che ritengono il cui loro business da noi non è condiviso, ma per tutti coloro che hanno un futuro, per tutti coloro che hanno una buona idea, per tutti coloro che hanno una buona intrapresa, la banca c'è. La banca adesso soffrirà anch'essa, come tutte le altre, delle opportunità che mette a disposizione la BCE. Però finora si è differenziata la banca perché, contrariamente al sistema, ha erogato più degli anni scorsi. Quest'anno più dell'anno scorso, l'anno scorso più di 2 anni fa e così via. Il sistema negli ultimi 2 anni è andato sempre regredendo nel livello di erogazione. Noi siamo andati sempre crescendo. Visibilmente soddisfatto il presidente Tartuferi, che ha anche modo di ringraziare tutti coloro che hanno creduto nel progetto Banca della Provincia di Macerata. Sono molto soddisfatto, tutti siamo molto soddisfatti e abbiamo anche un po' d'orgoglio perché avevamo l'intenzione di pensare alla realizzazione di un sogno e la prima parte di questo sogno si è avverata. Adesso stiamo lavorando per sviluppare ulteriormente la nostra attività e quindi ingrandire quel sogno con il quale eravamo partiti. E prima di tutto è il territorio che va ringraziato perché ha capito l'utilità di questa iniziativa. Il secondo ringraziamento che va dato, secondo me, è al patto di sindacato della banca. La banca oggi ha un capitale sociale di 28.300.000 euro, è partita con 7.500.000 euro, oggi i dipendenti diretti sono circa 60, ai quali si aggiungono circa 30 promotori finanziari, che poi sono quelli che presidiano questi punto servizi. Ed è chiaro che attraverso l'abnegazione, la dedizione, la professionalità soprattutto di questi dipendenti, noi siamo stati in grado di far crescere e portare avanti la banca. E devo dire che la soddisfazione è molto grande perché, per esempio, con il bilancio di quest'anno noi avremo un risultato positivo molto importante che ci consentirà di accrescere il nostro patrimonio e, sempre che naturalmente facendo salvo le cose
possibili accadimenti eccezionali che comunque possono sempre capitare, ma facendo salve queste qui, ipotesi di accadimenti eccezionali, noi pensiamo con il bilancio prossimo, non questo dell'anno 2014 che approveremo adesso ad aprile, ma con il bilancio del 2015 che approveremo ad aprile del 2016, potremmo avere la grande soddisfazione di dare l'avvio ad una modesta attività di distribuzione di dividendi a favore degli azionisti. Se Tartufari ha posto l'attenzione sulla distribuzione di piccoli dividendi nel 2016 per gli azionisti, Cavallini preannuncia l'apertura di altri punti servizi. Probabilmente nel Fermano o nell'Anconetano o in tutti e due i posti, chi lo sa, adesso vediamo, grazie.